Iscriviti al canale e attiva la campanella per restare sempre aggiornato. Nella puntata del Daily di Amici 22 del 12 maggio, a due giorni dalla finale, Angelina ha ricevuto una lettera da sua mamma, Laura Valente, che le ha ricordato le parole del padre, Mango, e non solo. Laura Valente, grande cantante che, tra le altre cose, è stata anche voce dei Mattia Bazzar, ha scritto: «Amore mio, che belli che sono i tuoi amici. Non potrebbe essere diversamente perché tu sei troppo bella. Sei sempre stata bella, fin da piccola. Eri la nostra piccola Pippi Calzelunghe. Scatenata, allegra e generosa. Sempre pronta allo spettacolino, ad un travestimento, a una nuova amicizia o a una grande risata. Tesoro, sai bene che non ti scriverò una lettera troppo sdolcinata perché sono milanese nell'anima e quindi di poche parole. E comunque non è certo con una lettera che si può raccontare tutto l'amore di una vita, tutte le emozioni di questi mesi e tutta l'eccitazione di questo momento, a un passo dalla finale. Da mamma ti devo confessare che sinceramente non vedo l'ora che Amici finisca per riaverti nel mio quotidiano. Troppi mesi senza di te, troppi. Ma da pubblico ho goduto di ogni tua esibizione, di ogni frase che hai scritto, di ogni nota che hai cantato, e diciamolo, anche di ogni tuo outfit. Se non fossi tua mamma, lo sai, io sarei comunque una tua fan. Questa è la prima parte della lettera che Laura ha scritto alla figlia Angelina. Nella seconda parte le chiede invece scusa per non essere riuscita, a suo dire, a proteggerla come avrebbe dovuto, quando 10 anni prima suo padre, il grandissimo Mango, morì durante un'esibizione sul palco. Amore, ti volevo dire una cosa molto importante. Io in questi mesi ho avuto l'occasione di riflettere molto, ho visto ovviamente tutti i daily, ho ascoltato tutte le parole che tu hai detto, e oggi io ti vorrei chiedere scusa, perché quando papà se n'è andato, io forse non ho saputo proteggerti da tutto lo schifo e da tutta la cattiveria che all'improvviso ci sono piovuti addosso. Io ho usato grande parte del mio tempo e delle mie energie per cercare di tener lontano gli sciacalli, quando il castello è crollato. Però oggi, col senno di poi, credo che forse avrei dovuto fregarmene e permetterlo questo saccheggio. Prenderti e scappare lontano, in un posto tranquillo dove poter piangere insieme. Ma di questo avremo modo di riparlare. Poi la parte più emozionante della lettera, quella con le parole del padre. Adesso io ti vorrei fare un regalo. So che è un regalo che potrebbe farti anche commuovere molto, ma ti prego amore, prova a coglierne l'aspetto più vitale, più profondo e più bello. Mentre Angelina è in lacrime, la madre le ricorda che lei ha già vinto, perché sa amare, e il resto non conta. E conclude rubando un'altra frase a Mango che, in occasione di un compleanno di Angelina, gli scrisse: «Grazie Angelina per aver scelto proprio questa famiglia per la tua esperienza terrena in questa vita». Che dire, lacrime a fiumi. Grazie per la visione. Iscriviti al canale e attiva la campanella, per noi è importante. Resta sempre aggiornato.